Amici, buongiorno. Siamo presso il centro polifunzionale della Comunità Insieme, dove si svolge l'Activity Day 2019. E quest'anno, ecco, l'Activity Day è improntato sulla trama di un film musical, The Greatest Showman, che Peter Ercolano, che è il regista e direttore artistico dell'evento, assieme agli operatori della comunità e ai ragazzi ospiti, hanno riadattato in un bellissimo musical sul set del teatro, appunto all'interno della comunità. Il tutto coronato dalla presenza di un folto pubblico di persone che hanno gratificato con i loro calorosi applausi tutti gli operatori e soprattutto hanno gratificato i ragazzi che, come sempre, ogni anno hanno dato anche questa volta il meglio di se stessi. E poi sentiremo alla fine dello spettacolo anche la voce del direttore artistico e, se non altro, per sentire le opinioni di questo Activity Day 2019. Nel frattempo godetevi lo spettacolo, buon divertimento, noi ci rivediamo dopo. Il desiderio rimane sempre lì, nella macchina dei desideri. Babbo Natale, ma questo è un bellissimo desiderio. E tu? Io desidero delle scarpette da ballo. Scarpette da ballo, anche questo è un bel desiderio. E tu, mamma, cosa desideri? Io desidero la felicità, anche adesso. Per te e per vostro padre. Sto mettendo su uno spettacolo e sto cercando delle stelle. Voi siete perfetti. Quelle che la gente ride di noi, di me. E di me, e di me. Ma tanto ridono comunque, tanto vale farsi pagare. Ho un'idea. Vedo due generali a cavallo, con dei costumi bellissimi, con una regina al centro. E quando entrerete in teatro, in platea, la gente non riderà di voi, ma si metterà in piedi. Tu l'attenti. Allora, che dite? Vabbè. Appare fatto. Ci sto. Ok, andate, sarete famosi. Avevo in mente un progetto con Genevieve, ma a questo punto preferisco cederlo a voi. Organizzerò il concerto più grande mai visto, più bello e più spettacolare.
non solo sarà famosa in tutta Europa, ma io la renderò famosa in tutto il mondo! Sì! Che vedrete stasera non è un altro fenomeno da baraccone. È con grande emozione, onore, piacere e commozione che vi presento la signorina Jenny Lee.
vogliamo problemi. Vi chiediamo di andarvene pacificamente. Questa è la nostra città, facciamo ciò che vogliamo. Ma lei non era il direttore di banca prima? Come è scappato? Cosa è potestato? Ve lo chiediamo per lui. Sei alquanto pittorio. Ve lo chiediamo per l'ultima volta. Andate via. Altrimenti che succede? Capitano! Go!
stato uno spettacolo veramente emozionante anche per noi, per il tema trattato, e devo dire grazie a Sara Espositore che qualche mese fa mi ha proposto di realizzare una versione teatrale di questo bellissimo film che è The Greatest Showman, sulla storia di Barnum, il creatore, diciamo, l'inventore del circo negli Stati Uniti, che è partito con i fenomeni da baraccone e poi è arrivato a fare il primo circo a tre piste, il famoso Barnum & Ringley Circus. E quindi abbiamo voluto cimentarci con questo tema che riguarda soprattutto l'umanità, la diversità che diventa poi, tra virgolette, normalità, perché appunto nel film, nella storia di Barnum, lui parte mettendo sotto i riflettori i fenomeni da baraccone. Ed è un po', diciamo, un riscatto di queste persone diverse nei confronti della società, la quale società rifiutava, insomma, la presenza di queste persone strane. E per i miei ragazzi poter fare questo spettacolo, ragazzi in comunità, insomma, è ancora più emozionante poter raccontare questa storia che in minima parte un po' rassomiglia alla loro storia. Grazie a voi, e noi siamo sempre qui, vi aspettiamo sempre, grazie a Enzo Creo e Telecoppo. Ciao. Grazie, ciao.